Sia lodato Gesù Cristo. Cordiale ed affettuoso saluto ai confratelli sacerdoti delle parrocchie di questa zona pastorale e così al reverendo diacono dei padri domenicani, prossimo sacerdote per il quale preghiamo stasera per il suo cammino. Un saluto alle religiose degli istituti che mi sono stati vicini negli anni anche del mio sacerdozio. Saluto la superiora generale delle suore vittime espiatrici di Gesù sacramentato di Casoria. Saluto suor Angelica con la consorella delle suore piccole ancelle di Cristo Re e la superiora generale delle suore ancelle del Sacro Cuore di Santa Caterina da Napoli. E tutti voi, carissimi fratelli e sorelle, devoti di San Nunzio e gli amici che ci seguono anche attraverso i social, ancora una volta la Chiesa si raduna per celebrare la santità. Quando celebriamo la Messa, noi innanzitutto celebriamo la santità del Padre che risplende sul volto di Gesù, un volto che tra poco tutti potremo contemplare nel pane eucaristico. Ma stasera, con questa celebrazione della Messa, vogliamo particolarmente guardare e esaltare la santità di Nunzio Sulprizio, un ragazzo di 19 anni, coraggioso, umile, che ha saputo incontrare Gesù nella sofferenza, ha saputo seguirlo nel silenzio e amarlo, offrendo a lui tutto se stesso. In lui, nella vita di questo ragazzo 19enne, la statura che Cristo ha raggiunto è stata alta. D'altra parte, la nostra santità dipende, la nostra santità personale, dipende dalla statura che Cristo raggiunge dentro di noi, dalla statura che permettiamo che Egli raggiunga dentro di noi. Ed è proprio la voce del Salvatore che vuole ridestare nella Chiesa, in tutti noi, la chiamata alla santità. È la voce di Cristo che ci ha parlato attraverso il Vangelo, che vuole far risuonare ancora una volta nella Chiesa, scossa da tante preoccupazioni e da questo male che si diffonde, vuole far risuonare nella Chiesa la chiamata alla santità. Stasera il Signore, facendoci celebrare l'anniversario della canonizzazione di San Nunzio, con la sua voce, quella voce alla quale noi non abbiamo saputo resistere, gli abbiamo dato la vita consacrandoci nel sacerdozio, nella vita religiosa, con la sua voce Gesù stasera ricorda a tutti noi, chiamati per diverse vocazioni, che dobbiamo diventare santi. Per un battezzato la santità non può essere una opzione secondaria. D'altra parte, il nostro cuore è talmente grande che non si riempirà mai se manca lui, l'amico, il Signore. E dalla voce di Cristo questa sera abbiamo ascoltato con il tono forte ciò che Egli chiede per poter camminare su questa strada che punta dritto al paradiso, alla Gerusalemme celeste che è nostra madre, ci dice la liturgia. Con tono forte il Signore, facendoci ripetere dall'Evangelista Luca questo guai a voi, esprime chiaramente una condanna di atteggiamenti, comportamenti, parole, desideri, gesti che ci distolgono, che ci distraggono da ciò che è buono, da ciò che è giusto, dalla giustizia e dall'amore di Dio. Comportamenti, desideri, gesti ci allontanano. E il Signore vuole da ciascuno di noi che maturiamo, fratelli e sorelle, una sorta di antipatia verso comportamenti, pensieri, azioni, modi di pensare che ci distolgono dalla santità, che ci distolgono da ciò che è buono, da ciò che è giusto. E chi è buono
è giusto con noi se non il Dio tre volte santo? Per questo il Signore esprime una chiara condanna della superficialità, la tanto osannata superficialità, tanto suggerita per alleggerire le nostre vite complesse, la superficialità della quale tante volte ci imbeviamo presi dalla stanchezza o dal dolore, è nemica della santità. Quanta superficialità è entrata nelle famiglie, dove il posto di Dio lo ha preso una falsa libertà di movimento e di azione. Nelle famiglie il posto di Dio lo ha rubato la superbia ed una sorta di presunzione di essere sempre nel giusto, anche quando Dio non c'è. Quanta superficialità è entrata in tante famiglie di cuori nobili, generosi, che però non vogliono ascoltare Dio e nemmeno i suoi ministri, presi dal sentore tutto umano che la voce di Dio cambierà i nostri progetti, e nessuno mai osi cambiare i progetti dell'uomo, così amiamo ripetere in questo tempo che viviamo. Quanta superficialità che poi purtroppo produce frutti che non sono quelli dello Spirito Santo, ma produce la superficialità effetti mortiferi, svuota le relazioni, scioglie i legami, svaluta gli affetti. Quanta superficialità è entrata nelle amicizie, l'amicizia che viene esaltata dalle scritture, libro del Siracide che ci dice un amico fedele è un balsamo per la vita, eppure presi dalle mode del momento accogliamo idee superficiali sull'amicizia, dimenticando che l'amico principale da avere nella vita è il Signore. E quanta superficialità è entrata anche nella Chiesa, dove preferiamo troppe volte darci da fare, seppur battiamo la testa in continuazione, piuttosto che fermarci ad ascoltare Lui, il nostro Maestro. Il Signore ci sta parlando al cuore questa sera, come Lui soltanto sa fare. Il Signore ha un potere di parlare al nostro cuore, un potere così grande che anche quando ci dice cose che magari non ci danno proprio il massimo della soddisfazione della vita, non ci ruba la pace. E sta parlando al nostro cuore stasera perché vuole riportarci alla sorgente della nostra felicità, presi come siamo dal desiderio di realizzarci. E Gesù stasera dice: bene, la santità è la realizzazione della tua vita. E poiché il Signore, per poter salvare le sue creature, parla ed agisce, parla e dimostra, sta mettendo sotto i nostri occhi una vita realizzata in soli 19 anni. Un ragazzo semplice, poco istruito, povero, ma il cui cuore è stato rubato da due grandi amori: dall'amore per la Santissima Eucaristia, la nonna materna, rimasta unica parente superstite quando il bambino aveva appena 6 anni, la nonna gli dirà: quando ti sentirai solo, quando sentirai che il mondo è contro di te, quando alla porta del tuo cuore busseranno per rubarti il meglio e per non darti niente in cambio, quello che accade nella vita, allora vai in chiesa e davanti all'altare troverai una porta, una piccola porta, quella è la porta del regno dove abita il re del cielo. Fermati, parla con lui, ascoltalo, egli ti salverà e ti guarirà. E Nunzio, dall'età di 6 anni, iniziò a fare l'adorazione eucaristica, una pratica oggi tanto diffusa anche nelle nostre realtà pastorali, ma non nell'Ottocento. E le persone che abitavano nel piccolo villaggio di Pesco Sansonesco andavano in chiesa
depongono al processo informativo Super Virtutibus, andavano in chiesa per ammirare, dicono, lo spettacolo del bambino inginocchiato sul pavimento con il sole sul volto. Egli ha saputo incontrare Gesù, ma soprattutto ha saputo far innamorare Gesù. Lui amava il Signore, ma Gesù era innamorato di lui. Cristo gli aveva rubato il cuore, ma è anche vero che Nunzio aveva rubato il cuore a Cristo. E contemplava questa immagine del Sacro Cuore di Gesù bambino dalla sua stanza, una stanza qui nel palazzo del Maschio Angioino, dove egli, vista l'impossibilità di entrare in una congregazione religiosa, voleva diventare un religioso, allora si spogliò dei suoi vestiti, vestì un abito di color marrone, indossò lo scapolare della Madonna del Carmine e, inginocchiato in questa stanza che trasformò nella cella di un monastero, visse gli ultimi giorni della sua vita, contemplando quest'immagine del Sacro Cuore di Gesù bambino che gli dava segni profetici. Il primo grande amore della vita di questo ragazzo è stato l'Eucaristia, ed egli si inginocchiava davanti al sacramento anche quando le sue ossa, logorate da un osteosarcoma e prima scosse da una tubercolosi ossea, gli davano spasimi violenti, per i quali lui riusciva soltanto a dire: Mamma Maria, aiutami a fare la santa volontà di Dio. L'Eucaristia è stata la forza di questo ragazzo, e il Signore questa sera, attraverso di lui, vuole richiamare la nostra attenzione alla grande sorgente della felicità, e attraverso di lui vuole parlarci. Nel cuore di Nunzio è scritto il segreto che ha fatto innamorare di lui il Signore Gesù. E questo cuore parla a noi ed ha un messaggio per tutti, seppure giovane, seppure ignorante, seppure la sua vita possa essere considerata, umanamente parlando, non proprio una vita felice. Egli vuole dire alle famiglie che il segreto della felicità in famiglia è una famiglia che vive l'Eucaristia domenicale, che prega in casa e che trova il tempo per stare davanti al sacramento. Egli vuole dire a noi, sacerdoti, consacrati, consacrate, che un'ora di preghiera davanti al Santissimo Sacramento e una messa vissuta bene ci aiuterà a risolvere i nostri problemi e a convertire i nostri cuori più di 1000 strategie pastorali e tecniche psicosocio-pedagogiche. Ed egli dirà alla nostra città, una città che lo ha adottato e che egli ha tanto amato, che come la protesse negli anni successivi alla sua morte, quando varie epidemie, tra cui il colera, colpirono la città, egli è pronto ancora ad intervenire per proteggerci, per difenderci. Questa sera vogliamo ricordare il giorno della canonizzazione, ma soprattutto vogliamo andare da San Nunzio e chiedergli di bussare forte alla porta del cuore di Cristo, di mostrargli ancora quella piaga alla caviglia che egli sopportava per amore di Gesù. Quando gli domandavano durante le medicazioni, durante le quali estraevano dei frammenti di osso da questa ferita, quando gli domandavano se sentisse dolore, lui rispondeva: quel poveretto di Gesù Cristo ha sofferto tanto che soffro un poco pure io, che fa? Vogliamo chiedere a San Nunzio di andare di nuovo davanti a Cristo e dimostrargli quella piaga che egli ha sopportato per lui, offrendo la sua sofferenza, diceva, per la conversione dei poveri peccatori, e di chiedere che questa volta i peccatori siamo noi, poveri forse più dei poveri del suo tempo, poveri più dei miserabili che non hanno denaro né pane, perché privati della speranza da un male che ci minaccia, e chieda a Gesù Cristo per noi che veramente ci salvi ancora una volta, che ci liberi da questo male. Accompagnare un beato verso la canonizzazione, questo ministero affidatomi dalla Chiesa qualche anno fa, è stato un cammino per me di amicizia. Si instaura tra colui che è chiamato alla postulazione e il candidato alla beatificazione o alla canonizzazione, si instaura un rapporto familiare
quasi come se fosse un figlio per il postulatore, che in questo caso sono io. E si ha modo di sperimentare la premura del candidato, in questo caso non più candidato ma santo. Leghiamoci ai santi, fratelli e sorelle. Lasciamo stare tante pratiche, lasciamo stare tante tecniche sociali, umane, povere, alle quali ricorriamo per scaricare la tensione o per caricarci di energie, come certuni insegnano, e leghiamoci ai santi. Napoli è la terra dei santi. A pochi passi da questa chiesa, nella chiesa di San Liborio alla Carità, veniva battezzata Adelaide Brando nel 1856, morta Maria Cristina, Santa Maria Cristina Brando. E di fronte, nel palazzo che uscendo dalla chiesa si vede, nacque e visse per un tempo della sua vita una nobildonna Caterina Volpicelli, oggi Santa Caterina da Napoli. E in questa chiesa cominciò il progetto di Pompei, perché l'avvocato Bartolo Longo venne qui a fare la prima questua per costruire il santuario. Aveva sentito la voce di una donna che gli diceva: diffondi il rosario, sarai salvo. E per queste strade, poco distante da qui, Alfonso dei Liguori lasciava l'avvocatura, deponeva lo spadino ai piedi di un'immagine della Vergine per abbandonare il mondo ed entrare nella vita religiosa. E potremmo continuare ancora a lungo. Queste strade sono state calpestate da uomini santi, amici tra di loro. Leghiamoci ai nostri santi, facciamo amicizia con i santi, ma soprattutto imitiamo i santi, che ci insegnano due cose: l'amore all'Eucaristia, l'amore per la Madonna. Questa sera il cardinale arcivescovo mi ha incaricato di rivolgere il suo saluto a tutti voi, vistosi impossibilitato a partecipare, a presiedere questa celebrazione eucaristica. Tante volte con l'arcivescovo abbiamo parlato di San Nunzio e tante volte lui mi ha ripetuto: fallo conoscere, fallo vedere alla gente, datevi da fare. Questa sera vorrei che tutti noi, devoti di San Nunzio, di Santa Maria Cristina Brando, di Santa Caterina Volpicelli e di tanti, tanti santi, dei quali anche portiamo il nome, ci dessimo veramente da fare nel coltivare questa amicizia con i nostri santi, ma soprattutto nel imitarli. E allora il Signore ci dirà: non guai a voi, ma beati voi, perché mi avete dato ascolto, mi avete accolto, mi avete amato, beati voi. E chissà che la Chiesa non riconosca in mezzo a noi altri santi nel grande firmamento del cielo. Sia lodato Gesù Cristo.